dopo un lungo forze che sono destinate. Questo potere è solo un mezzo. Non abbiate paura, permettete a Cristo di parlare al mondo. Anche se io soprattutto con paura. Ci furono ripetute violazioni dello spazio aereo. C'è stato un periodo di intensa attività, con strani velivoli che attraversavano il cielo. Abbiamo calcolato che si spostava ad una velocità di 1000 miglia all'ora. Occuparsi degli UFO è considerato un tabù. È il 1947, sui cieli del New Mexico, nei pressi di un'installazione militare, vengono segnalati degli oggetti volanti non identificati. Tre parole che in inglese formano un acronimo che diventa presto celebre: UFO. Da quel momento gli avvistamenti si susseguono, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa, ed attirano l'attenzione dei servizi segreti. In piena guerra fredda, qualcuno teme si tratti di velivoli di nuova concezione ideati dai sovietici. Ma se quell'ondata di avvistamenti degli anni 50 ha molto a che fare con la paranoia collettiva legata alla guerra fredda, resta il fatto che sugli UFO forse non c'è stata detta tutta la verità. Autunno 1989. Degli oggetti volanti non identificati, per tutti UFO, vengono avvistati nei cieli del Belgio. I testimoni oculari sarebbero migliaia. Alla difesa aerea scatta lo stato d'allarme. I caccia ricevono l'ordine di decollo. Alcuni oggetti volanti sono visibili anche sui radar, ma il fenomeno, ecco una foto originale, resta senza spiegazioni. Nella conferenza stampa ufficiale, l'aeronautica militare belga ammette che quegli UFO potrebbero essere reali. Il generale De Brouwer presenta il suo rapporto sull'accaduto. Al contrario di quanto di solito avviene negli Stati Uniti, l'opinione pubblica belga non può essere tranquillizzata con dichiarazioni laconiche. Il generale De Brouwer mostra poi l'immagine radar di un Falcon F-16 e il tracciato di un oggetto sconosciuto che sorvola il Belgio. Potrebbe trattarsi di un caso di allucinazione collettiva? Non credo. Un fenomeno del genere non sarebbe visibile sui radar, né sulle videocassette. Ma se non si tratta di una luce laser, né di un pallone aerostatico, di cosa potrebbe trattarsi? Non lo so. La reazione allarmata delle autorità belghe all'avvistamento di un oggetto volante non identificato è comprensibile. Qui in Belgio c'è la sede della NATO e del Consiglio d'Europa. Ecco perché molti cominciarono a porsi degli interrogativi inquietanti. Anche noi fummo convocati al Ministero degli Interni e ci chiesero se quegli UFO avrebbero potuto rappresentare un pericolo per la popolazione. Rispondemmo di no e bastò a dissolvere le preoccupazioni. Resta tuttavia la domanda: cos'è quell'oggetto volante non identificato che vola in quegli ultimi mesi della guerra fredda nei cieli del Belgio? Dopo tanti anni, questa domanda sembra rimasta un tarlo solo per gli ufologi. Spesso chi si interessa agli UFO viene considerato un eccentrico, un eterno bambino di cui prendersi gioco. Nella società di oggi, occuparsi degli UFO è considerato un tabù. E non perché la verità abbia dato torto a quanti se ne interessano, ma perché chiunque, nell'opinione pubblica, pur non sapendone nulla, si è fatto una sua opinione. Quello che la gente deve capire è che il fenomeno degli UFO non è solo un problema scientifico astratto, ma un problema di massimo interesse per la sicurezza nazionale. Tutto ha inizio con la bomba atomica. Negli anni 40 soltanto gli americani hanno la bomba. E sono le conoscenze nucleari, tenute rigorosamente top secret, a garantire l'egemonia degli Stati Uniti sul resto del mondo. Questa esplosione fiammeggiante segna la nascita della bomba atomica, culmine del progresso scientifico, conquista nata dagli sforzi congiunti degli alleati democratici, prodotto di instancabili ricerche fin dal 1939. Ma la potenza delle fiamme e la violenza dell'esplosione, superiori a ogni possibile immaginazione, segnano la fine di un'epoca e l'inizio di una nuova era nel destino dell'umanità.
Oak Ridge, il laboratorio dell'autorità americana per l'energia atomica, uno dei centri ricerca che fanno parte del programma nucleare americano. Anche le forze armate, esercito, marina e aviazione hanno alcune installazioni, per lo più concentrate nel deserto del New Mexico. Ed è proprio nei cieli sopra queste installazioni di massima segretezza che nel 1947 vengono avvistati alcuni oggetti volanti sconosciuti. All'epoca il termine UFO, Unidentified Flying Objects, non è ancora stato coniato. In gran segreto l'esercito e l'FBI cominciano a indagare. Nel 1947 nessuno era autorizzato a sorvolare Oak Ridge, ma qualcosa lo sorvolò. Se io fossi stato il responsabile della sicurezza, avrei voluto sapere di cosa si trattasse. Le autorità per l'energia atomica e i vertici militari chiesero di essere informati. Ci furono ripetute violazioni dello spazio aereo. C'è stato un periodo di intensa attività, con strani velivoli che attraversavano il cielo. Bill Gibson è di stanza nella base dell'aviazione a Holloman, nel New Mexico. Filma alcuni esperimenti segretissimi eseguiti con missili destinati ai vari settori delle forze armate. Cineoperatori militari come Gibson vengono utilizzati per fornire agli scienziati le riprese dei test. Abbiamo fotografato tutto, dai V2 ai missili aria-aria. Insomma, tutti i tipi di missili. La prima ipotesi è che i test siano spiati. Il personale addetto ai test, sia civile che militare, segnala continue violazioni dello spazio aereo della base da parte di dischi volanti o di sfere luminose di colore verde. C'è un documento del settembre del 1947 redatto dal generale Nathan Twining dell'aviazione americana, un generale a 4 stelle, che descrive questi oggetti volanti come reali, niente affatto immaginari o fittizi, e li descrive con dovizia di particolari: metallici, a forma di disco, privi di scia di vapore, piatti nella parte inferiore, a forma di cupola in quella superiore e capaci di scomparire quasi istantaneamente al momento dell'avvistamento. Qualcuno ipotizza che gli UFO facciano parte di un progetto top secret del governo americano, ma Washington esclude seccamente questa ipotesi. Resta il fatto che qualcuno sorvola i siti di sperimentazione. Il capitano McGovern pensò a una contromisura: un aereo militare parcheggiato sulla pista 24 ore al giorno, pronto in attesa dell'eventuale avvistamento di un oggetto volante non identificato. McGovern ha previsto anche una piattaforma volante completa di cineprese e di macchine fotografiche. L'aereo, in effetti, insegue gli UFO, ma senza successo. Trattandosi di un bombardiere B-25 della Seconda Guerra Mondiale modificato, è troppo lento per i misteriosi oggetti volanti. Gli avvistamenti diventano una fastidiosa costante. Poi un giorno, durante un test di un missile V2, cui assiste lo stesso Werner von Braun, i cineoperatori si trovano casualmente un UFO davanti all'obiettivo. Una delle Ascania, macchine fotografiche per l'inseguimento del bersaglio, fotografò uno strano oggetto volante e poi un secondo che scomparve in un attimo alla velocità di centinaia di miglia orarie. È la prova che l'aviazione aspetta da tempo. Le immagini sensazionali vengono immediatamente confiscate ancora prima di essere sviluppate. Le pellicole furono prelevate da un pilota di caccia. Noi tentammo di sapere dove le stesse portando, ma inutilmente. Il pilota non aveva ricevuto il piano di volo. Gibson, nel corso degli anni, ha filmato una 50 di interviste con altrettanti testimoni oculari di avvistamenti di UFO. Uno di questi testimoni era un pastore che non parlava una parola di inglese, ma che, in compenso, disegnò quello che aveva visto. Il disegno era perfettamente identico a quello dell'oggetto volante fotografato a White Sands. Base di Wright-Patterson, Ohio, il quartier generale dell'aeronautica militare degli Stati Uniti. È qui che vengono raccolti e conservati in un apposito archivio i risultati delle indagini sugli UFO, ma i filmati e le interviste di quegli anni non esistono più. L'esplicazione che ottenni è che quelle informazioni erano state distrutte perché avevano bisogno di spazio per nuovi faldoni. Ognuno è libero di pensare quello che vuole su questa risposta. Se fossero veramente giunti alla conclusione che gli UFO non rappresentavano un problema, si potrebbe anche capire perché gli incartamenti siano stati distrutti. Se poi lo abbiano fatto veramente, io questo non lo so. È tuttavia sorprendente verificare quali fotografie l'aviazione americana avrebbe presumibilmente distrutto e quali invece abbia conservato nel tempo.
Alla voce UFO, nell'archivio del governo degli Stati Uniti, si trovano infatti solo queste fotografie, probabilmente molto pregevoli dal punto di vista ornitologico, ma che hanno ben poco di sensazionale. Spezzoni di pellicola che mostrano aerei, scie di condensa e altre immagini senza valore. Ognuno è libero di trarne le deduzioni che crede. Questa storia è come un puzzle di 5.000 pezzi da cui ne sono stati tolti 3.000 e sostituiti con altrettanti pezzi falsi. E tu devi rimetterli insieme e indovinare che cosa rappresentano. Negli Stati Uniti le forze armate e l'intelligence seguono una doppia strategia. Se al loro interno prendono molto seriamente il fenomeno degli UFO, verso l'opinione pubblica lo minimizzano ostentando indifferenza. Del resto Allen Dulles, il capo della CIA, sosteneva: il modo migliore per conservare un segreto è fingere di condividerlo con qualcuno. La questione UFO rimane top secret. Con l'intensificarsi degli avvistamenti, i responsabili della CIA cominciarono a temere sempre di più che dietro alle apparizioni di quegli oggetti volanti potesse realmente esserci qualcosa. L'amministrazione Truman e poi l'amministrazione Eisenhower temevano realmente un attacco a sorpresa da parte dei sovietici. Gli americani ne sono convinti. Dietro agli UFO ci sono i sovietici. Sospettano anche che, forse con l'aiuto di scienziati tedeschi, siano riusciti a realizzare dei dischi volanti. In realtà stanno tentando di realizzare un velivolo del genere, ma senza successo. Anche gli inglesi sospettano già da qualche tempo che siano i sovietici a costruire gli UFO. Cominciano ad avere sospetti dopo quanto avvenuto in Svezia nel 1946, un anno dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Nella primavera del 1946, razzi fantasma colpirono duramente la Svezia. Questi episodi, che raggiunsero il culmine nell'estate di quello stesso anno, attirarono l'attenzione dei militari. Ma mentre i militari si interessavano ai razzi fantasma, cominciarono a giungere rapporti riguardanti l'avvistamento di oggetti volanti. Oggetti a forma di sigaro, privi di ali o con ali molto corte, alcuni dei quali precipitarono nei laghi di cui è punteggiata la Svezia, ma anche in Finlandia e in Norvegia. Quelli che una volta erano chiamati razzi fantasma, oggi sono chiamati UFO. Molti degli avvistamenti segnalati saranno in seguito identificati come dei normali meteoriti, come nel caso di questa foto. I rapporti più interessanti sono quelli dei piloti militari. In relazione ad avvistamenti avvenuti in volo. Il 14 agosto 1946, mentre sorvolavano le regioni centrali della Svezia, il pilota di un aereo e il suo navigatore vedono improvvisamente un oggetto volante a forma di sigaro avvicinarsi sulla loro sinistra. Lo strano velivolo continua ad avanzare davanti al loro aereo. I due piloti lo seguono nel tentativo di dargli la caccia, ma l'oggetto è più veloce e non riescono a stargli dietro. Razzi segreti con i quali i caccia svedesi non possono competere. L'aeronautica militare svedese è profondamente turbata, e non solo quella svedese. Anche in America il fenomeno dei razzi fantasma è preso molto seriamente, tant'è che per settimane la vicenda occupa le prime pagine dei giornali statunitensi. Questa è una mappa che all'epoca era tenuta segreta. Ogni punto corrisponde a un avvistamento e le bandierine in corrispondenza dei vari punti indicano la direzione di volo dell'oggetto volante non identificato. Le linee che vanno verso est lasciano presumere che la destinazione di volo sia l'Unione Sovietica. Tuttavia gli svedesi inviano aerei spia in ricognizione lungo la costa sovietica. Non trovarono rampe, non trovarono nessun razzo fantasma, non trovarono niente di sospetto, ma i razzi continuarono a volare sulla Svezia ancora per molti mesi. In un solo giorno, quattro oggetti volanti sorvolano quattro diverse località per poi precipitare nei laghi. Un altro oggetto precipitò in un lago chiamato Komiar. In riva al lago sorgeva un paesino che all'epoca contava solo 600 abitanti. Credo che ognuno di loro abbia sentito il fragore prodotto dall'oggetto che precipitava e dei vetri delle finestre che andavano in frantumi. Poi si è inabissato nel mezzo del lago.
L'esercito svedese, deciso a recuperare l'oggetto, scandaglia il lago con un grande dispiego di mezzi, ma purtroppo non dispone di sommozzatori. Si ricorre allora alla tecnica del campionamento. In tutto vengono prelevati 30.000 campioni di terreno. Sul fondale di uno degli altri laghi perlustrati si scopre l'esistenza di una cavità molto profonda. Non trovarono nulla in nessuno dei laghi. Nessuna traccia di questi enigmatici razzi. Ma perché mai qualcuno avrebbe continuato ad abbattere i razzi facendoli precipitare nei laghi della Svezia? Erano tutti confusi. La Svezia, da sempre paese neutrale, chiede e riceve aiuti dall'esterno. Gli inglesi avevano segretamente cominciato a indagare sullo strano fenomeno, e così aveva fatto la CIA. Il mistero dei razzi fantasma li interessava e li preoccupava. In quelle settimane la Svezia accoglie molti interessanti visitatori, come David Sarnoff, generale di brigata dell'esercito americano, esperto di trasmissioni radio, oppure Douglas Bader, eroe di guerra inglese, o il generale americano Jimmy Doolittle, ufficialmente presente solo come vicepresidente della Shell. Proprio Doolittle, già durante la Seconda Guerra Mondiale, aveva condotto delle indagini su alcuni avvistamenti di sfere luminose segnalati da piloti americani che presumibilmente seguivano i bombardieri statunitensi in Germania e in Giappone. Ma Doolittle non ammetterà mai di essere andato in Svezia per occuparsi ancora di UFO. Doolittle lavorava per l'intelligence. Nel 1954, per conto dell'amministrazione Eisenhower, scrisse un rapporto sull'organizzazione della CIA e sulla sua efficacia. Chiunque fosse a capo di una organizzazione governativa, in caso di grossi problemi, chiamava Jimmy Doolittle perché lo aiutasse. E non solo su problemi relativi agli aerei, ma su qualsiasi tipo di problema tecnico. A Washington sono convinti che i razzi fantasma siano manovrati dai sovietici. In quei giorni è considerato strano chiunque non creda agli UFO. Circola una battuta. È possibile che i dischi volanti siano stati avvistati in ogni parte degli Stati Uniti da cittadini dotati di comune buonsenso. Ma la verità è che l'Europa non crederà mai agli UFO finché uno di quei dischi volanti non sarà preso a lazzo e poi fotografato da Frank Sinatra, dall'ambasciatore inglese e da 5 giudici dell'Alta Corte Federale tedesca. Alaska. Da nessun'altra parte la guerra fredda è rovente come in questa terra ricoperta da ghiacci eterni. Qui le due superpotenze mondiali si scrutano a distanza ravvicinata. Il giorno che i sovietici dovessero attaccare dal cielo, lo farebbero dalla via più breve. L'esercito degli Stati Uniti ne è sicuro. La maggior parte degli UFO proviene dal Polo Nord. E questo è il chiaro segnale che ci si sta preparando all'attacco decisivo. La CIA fa un'altra ipotesi. Scatenare il panico sugli UFO potrebbe servire a congestionare il sistema d'allarme degli Stati Uniti, allo scopo di neutralizzarne la difesa aerea. E le continue ma infruttuose missioni all'inseguimento degli UFO potrebbero minare il morale dei piloti dell'aviazione statunitense, che al momento decisivo potrebbero risultare meno reattivi nel rispondere all'attacco sovietico. Oppure potrebbero provocare nella popolazione e nell'apparato militare una sorta di isteria da UFO, di intensità tale da far piombare l'intera nazione nel panico. Qualcosa di analogo, dopotutto, è già capitato nel 38, quando nella notte di Halloween Orson Welles, allora geniale conduttore di un programma radiofonico, ha annunciato che il paese è stato invaso dai marziani, scatenando il panico di massa in tutti gli Stati Uniti. Wait a minute, something's happening. Hump shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, as far as the gas tanks of the automobiles are spreading everywhere. Quella di Orson Welles è una lezione da manuale sul potere di manipolazione della realtà da parte dei mass media. La sua trasmissione è un evento epocale che sconvolge il mondo. I politici americani erano cresciuti in quel periodo, conoscevano bene le potenzialità della manipolazione psicologica delle masse e ritennero possibile l'ipotesi che i sovietici stessero attuando una sorta di guerra psicologica finalizzata a scatenare il panico prima dell'attacco decisivo agli Stati Uniti d'America. All'interno dei servizi segreti americani lavorano i più accaniti teorici del complotto. La loro logica è semplice. Se dietro agli UFO si nascondono i sovietici, allora anche quanti si interessano di UFO sono coinvolti nel complotto, per quanto inoffensivi e sconcertati possano sembrare a prima vista. Please contact us.
I gruppi di appassionati di ufologia che stanno sorgendo in America sono realmente formati da comunisti. Gli UFO fanno realmente parte di una cospirazione. Si tratta forse di un'infiltrazione particolarmente raffinata messa in atto dai sovietici allo scopo di conquistare gli Stati Uniti. In ogni caso, la CIA decide di mettere sotto controllo i sospetti. Anche se poi risulterà che non ci sono comunisti nelle posizioni direttive dei gruppi ufologici, né tantomeno soldati sovietici. Per contro, anzi, al loro interno, c'è abbondanza di informatori della CIA. Gli avvistamenti di UFO si moltiplicano. Le segnalazioni arrivano da tutti gli stati dell'Unione. Negli ambienti militari cresce il nervosismo. Probabilmente nel luglio del 52, nella base di Wright-Patterson, sembrava ci fosse un'invasione. Poi però capita l'impensabile. Stavolta gli UFO sono avvistati nel cielo di Washington, proprio sopra la Casa Bianca, durante due weekend successivi. Aeroporto di Washington, 26 luglio 1952. Il pilota Casey Pearman, appena decollato dall'aeroporto della capitale, chiede ai controllori di volo se anche loro vedono quello che vede lui. Al momento, nella torre di controllo, è di turno Howard Coughlin, che oggi ha 85 anni. L'oggetto era piatto nella parte inferiore e ricurvo nella parte superiore, con luci sulla circonferenza esterna, e poco più piccolo di un aereo di linea. L'oggetto è localizzato anche dal radar. I piloti dell'aereo appena decollato osservano l'UFO che gira sopra l'aeroporto. Fece vari giri, poi si fermò qui fuori. Prima risalì e poi tornò giù. E continuò così per varie volte, poi riprese quota e scomparve definitivamente verso ovest. Anche gli uomini dell'aviazione militare avvistano più volte gli UFO da varie stazioni radar nel corso dei due weekend successivi. I caccia dell'aeronautica decollano immediatamente dalla base di Andrews, ma senza alcun esito. Un aereo si mette sulla scia di un UFO, ma non riesce a portarsi a distanza di tiro. Ora, però, il pericolo è su Washington. La situazione era molto seria. Gli avvistamenti, in quanto tali, non avevano nulla di straordinario rispetto a quelli già segnalati sulle basi militari, ma questa volta gli oggetti misteriosi sorvolavano la Casa Bianca. È superfluo dire che l'evento destò forti preoccupazioni nella Casa Bianca e nel presidente Truman. E così anche all'interno della CIA, dove Bedell Smith, direttore dell'agenzia, ritenne che dovessimo investigare a fondo sulla questione. L'agitazione provocata dagli UFO avvistati sulla Casa Bianca arriva sulle prime pagine di tutti i giornali. Dai quotidiani trapela anche la notizia dell'inutile tentativo di un pilota dell'aviazione di abbattere un UFO. A Washington si rendono conto che per contrastare la minaccia di un'imminente isteria di massa bisogna reagire. L'aviazione militare organizza la più grande conferenza stampa mai tenutasi negli Stati Uniti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. La spiegazione ufficiale fu che la causa di questi avvistamenti era dovuta a fenomeni atmosferici conosciuti come inversione della temperatura, che si verificano quando uno strato d'aria fredda viene a trovarsi tra due strati d'aria calda, provocando sui radar dei riflessi che possono confondere. Io spiegai che quello che avevamo visto non era imputabile ad un'inversione di temperatura, perché l'oggetto si è spostato più di una volta da una posizione all'altra e molto rapidamente. Abbiamo seguito l'oggetto sugli schermi radar e poi abbiamo calcolato che si spostava ad una velocità di 1000 miglia all'ora. Gli addetti al controllo radar conoscevano bene l'inversione di temperatura e affermarono di aver visto sullo schermo oggetti solidi e duri. Non si trattava di un fenomeno naturale, ma non fu permesso loro di rilasciare dichiarazioni. L'organizzazione della conferenza stampa destinata a rassicurare l'opinione pubblica è affidata al colonnello John Sanford, capo dell'intelligence dell'aeronautica, che nel novembre 1956 viene nominato capo dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale.
We have received and analyzed between 1,000 and 2,000 reports that have come to us from all kinds of sources. Of this great mass of reports, we have been able adequately to explain the great bulk of them, explain them to our own satisfaction. We've been able to explain them as hoaxes, as erroneously identified friendly aircraft, as meteorological or electronic phenomena, or as light aberrations. La stampa annuncia trionfante, nessuna minaccia. La CIA si mette nuovamente in azione per organizzare la Commissione Robertson, un consiglio di scienziati chiamati a tracciare le strategie per il futuro. La commissione stabilisce che gli UFO non sono da prendere in seria considerazione. Il vero problema è il panico collettivo. La commissione Robertson lavorò per 4 giorni e un totale di 12 ore. Ma oggi sappiamo che il rapporto conclusivo non fu redatto da un membro della commissione, bensì da un certo Frederick Durant, agente della CIA, e che quel rapporto fu scritto prima che la commissione terminasse la sua inchiesta. In pratica, le conclusioni dei lavori della commissione erano state scritte prima della fine dei lavori. La questione degli UFO continua tuttavia ad animare il dibattito. Nell'ottobre 1952 alcuni alti ufficiali dell'esercito arrivano addirittura a dichiarare che gli UFO sono delle navi extraterrestri. Naturalmente sono una voce minoritaria. La maggioranza dei media accetta passivamente ed entusiasticamente la versione ufficiale del Pentagono. Credo che abbiano manipolato qualche notizia, è difficile negarlo, e credo anche che temessero che se l'opinione pubblica fosse stata informata del coinvolgimento della CIA nella vicenda degli UFO, il panico sarebbe stato ancora maggiore, e che per questo cercarono di evitare che il grande pubblico sapesse delle attività della CIA. Gli UFO, o dischi volanti, come sono chiamati all'epoca, assumono ora una nuova connotazione. Escluso il pericolo, diventano oggetto di ironia, un buon argomento per la stampa scandalistica e per i meno acculturati. Insomma, un gioco. Ma gli avvistamenti continuano. Il 4 ottobre 1955 si verificò un avvistamento molto interessante. Ne fu protagonista il senatore degli Stati Uniti Richard Russell, che si trovava in viaggio attraverso l'Unione Sovietica. I am certain that I can carry every one of the southern and border states against General Eisenhower, and he has considerable strength in that area against almost any other Democratic candidate. Richard Russell è uno degli uomini più potenti di Washington. Fa parte dei candidati democratici che si presenteranno contro Eisenhower alle elezioni presidenziali del 1956. Russell è anche il presidente della Commissione per le Forze Armate al Congresso degli Stati Uniti. Russia, 1955. Russell, in missione diplomatica in Unione Sovietica, sta viaggiando in treno con 2 assistenti venuti con lui dagli Stati Uniti. Non riesce a dormire e si mette a guardare fuori dal finestrino. Russell vide un oggetto levarsi in volo, fermarsi, o almeno così gli sembrò, e poi sparire di colpo. Sembrava un disco volante con una forma arrotondata. Il senatore riuscì a distinguere i vari strati strutturali che formavano l'oggetto. Dopo che l'oggetto sparì dalla vista, il senatore chiamò i suoi 2 assistenti e in quel momento tutti e 3 videro un secondo oggetto che, come il primo, si levò in volo per poi sparire velocemente. 2 anni più tardi l'episodio appare sui giornali. Alle domande dei giornalisti, Russell risponde dicendo che gli è stato chiesto di tacere. Solo verso la metà degli anni Ottanta, gli studiosi di UFO, con un decreto ingiuntivo del tribunale, riescono a costringere la CIA a pubblicare gli atti riguardanti l'avvistamento del senatore Russell. Russell era convinto di aver visto un UFO e, come era logico immaginare, la CIA si mise subito in allarme. Andarono da lui e lo interrogarono più di una volta su quello che aveva visto. E sulla base di questi colloqui stabilirono che il senatore Russell non aveva visto un UFO né un'arma segreta, ma dei normali caccia sovietici in salita verticale. Secondo la versione ufficiale della CIA, il senatore avrebbe visto semplicemente un aereo sovietico impegnato in un decollo con un angolo di attacco molto elevato.
Ma leggendo quello che Russell ha realmente dichiarato, diventa impossibile credere alle conclusioni della CIA, anche perché Russell aveva chiaramente detto che il velivolo era di forma circolare. Che nesso esiste tra la descrizione fatta da Russell e la versione ufficiale della CIA? È una bella domanda, ma io non so dare una risposta. La cosa più inquietante di questa storia, considerando tutte le implicazioni e volendo veramente andare fino in fondo, è questa. O anche i sovietici avevano i loro avvistamenti, oppure gli UFO erano loro. Ovviamente a Washington erano preoccupati per quanto stava succedendo in Unione Sovietica e preoccupati anche del fatto che, a fronte del numero sempre crescente di avvistamenti negli Stati Uniti, nella stampa sovietica non ci fosse il benché minimo accenno agli UFO. Questo li induceva a credere che il governo dell'Unione Sovietica stesse segretamente lavorando alla messa a punto di un'arma segreta e facesse divieto alla popolazione di segnalare eventuali avvistamenti di UFO. Una conclusione molto preoccupante per i politici americani. I sovietici hanno effettivamente tentato di costruire velivoli a forma di disco. All'inizio sulla base di progetti elaborati da uno scienziato tedesco della Seconda Guerra Mondiale e in seguito con progetti di tecnici russi. Di questi esperimenti, ovviamente, si sa ben poco. Questo strano velivolo è stato realizzato negli anni 70 e ha piuttosto l'aspetto di un dirigibile. Realizzare un velivolo con la forma di un disco volante non è stato certo difficile. Il problema era farlo volare, perché un velivolo di quella forma, per levarsi dal suolo, ha bisogno di un motore antigravitazionale. E in quegli anni i fondi destinati alla ricerca sull'antigravità erano piuttosto scarsi. Io stesso ho lavorato a quella ricerca. Anche negli Stati Uniti e in Canada si costruiscono dischi volanti. Negli Stati Uniti, intorno agli anni 55-56, circolavano sui media notizie che davano per imminente una grande scoperta nell'ambito della ricerca sull'antigravità e che parlavano anche di sperimentazioni con velivoli di forma discoidale. Negli stabilimenti della Avro Aircraft in Canada nasce per conto dell'aviazione il primo prototipo dell'Avrocar. Dalla forma sembra esattamente un disco volante, solo che sottoposto a prova di volo si rivelerà un fallimento totale. L'Avrocar non riuscirà mai a sollevarsi dal suolo più di 2 metri. Di fatto si tratta di un pessimo velivolo, azionato da un rotore alimentato da 3 turbine jet con gravi problemi di instabilità. Dopo alcuni voli di prova, quel primo e unico prototipo viene trasferito direttamente in un museo. L'Avrocar è ovviamente una manovra diversiva data in pasto all'opinione pubblica al fine di mantenere segreto il vero progetto di ricerca, il progetto Silver Bug, un aereo supersonico a forma di disco volante. Ma neppure il Silver Bug ha mai volato. Anche se alcuni enigmatici avvistamenti di UFO sembrano avere origini molto terrestri. Secondo me, un capitolo estremamente interessante della storia degli UFO è quello che si colloca nel periodo che va dal 1954 fino agli anni 60. In quegli anni si registra un deciso aumento degli avvistamenti, e non solo da parte di gente comune, ma anche di piloti e controllori di volo che hanno avvistato degli UFO volare a 60-70.000 piedi. In quegli anni hanno inizio le prove di volo dell'U-2, un jet spia della CIA capace di volare a quote molto superiori a quelle degli altri aerei dell'epoca. Il progetto U-2 è ovviamente top secret e tale deve rimanere. La CIA e l'aviazione hanno creato quelli che sono stati chiamati Blue Book Team. Le persone di questi team dovevano andare a parlare con i piloti e i controllori di volo che avevano avvistato un UFO, nel tentativo di spiegare a questi professionisti del volo che quello che avevano visto non era un UFO, ma un fenomeno naturale.
Ora, basta immaginare di essere un pilota della United Airlines che, durante il volo da San Francisco a Los Angeles, ha visto un UFO ad alta quota e che qualcuno viene a spiegarti che ciò che hai visto quel giorno non è un UFO, non è un oggetto concreto, ma un'immagine in movimento prodotta dal riflesso della luce solare sui cristalli di ghiaccio, quando poi in realtà si tratta di un U2 che inizialmente aveva una carlinga color argento. Per i sovietici, invece, l'U2 è veramente un UFO, un oggetto volante non identificato. Nello spazio aereo dell'Unione Sovietica si muovono aerei americani di vario tipo, aerostati, U2, nonché dischi volanti e sfere luminose. L'U2 viene anche intercettato e segnalato dai radar sovietici, ma le autorità militari non vogliono accettarne l'esistenza. Il primo pilota di un caccia a decollo balistico che segnala l'avvistamento di un U2, alias di un UFO, non riceve alcun ordine, ma avrà le stesse difficoltà di tutti gli altri piloti che, come lui, hanno avvistato gli UFO. In Unione Sovietica, chi vuole continuare ad essere un pilota, è meglio che non faccia avvistamenti. Arrivò il colonnello Eugeni Savitsky, che, dopo aver parlato con il pilota, espresse il suo giudizio. Questo pilota è un po' sonato, vuole vantarsi e mettersi in evidenza con un annuncio a sensazione, ma ciò che lui pretende di aver visto è del tutto infondato e inesistente. Gli americani mandano in Unione Sovietica degli aerostati spia. Anche questi vengono scambiati per UFO. Le prime indagini sugli UFO fatte dai sovietici scattano a seguito di alcuni test missilistici coperti da una tale segretezza che nemmeno i membri della commissione d'inchiesta ne sono a conoscenza. La cosa singolare di questa situazione è che tutti sembrano evitare conclusioni poco piacevoli. Ma in genere, se si dice A, bisogna dire anche B e poi proseguire con tutto l'alfabeto. La regola dovrebbe essere: se oggi non sappiamo qualcosa, non è un male, dopo tutto. Domani è un altro giorno. Gli UFO e gli U2. Una vicenda che somiglia in qualche modo a un percorso attraverso un labirinto di specchi. L'U2 è un aereo molto efficiente, destinato ad assicurare agli Stati Uniti la supremazia nella guerra fredda contro l'Unione Sovietica. Renderne nota l'esistenza avrebbe potuto compromettere il vantaggio acquisito. Da qui la riluttanza del governo a rilasciare informazioni. Un fatto sembra certo. L'opinione pubblica americana, per i motivi più diversi, è stata tenuta all'oscuro dalle autorità militari sugli UFO. Non sarebbe la prima volta, del resto, che il governo degli Stati Uniti ha mentito alla popolazione. Eppure, nel giro di pochi anni, con la progressiva desecretazione degli atti ufficiali, chiunque potrà verificare se a Washington hanno mentito per coprire dei segreti sporchi. Ad esempio, sugli esperimenti MK-Ultra effettuati dalla CIA negli anni 50, nel corso dei quali dosi di LSD e di mescalina sono state somministrate a cavie umane inconsapevoli. La CIA era convinta che l'Unione Sovietica e i comunisti, durante la guerra in Corea, avessero fatto uso di droghe per il lavaggio del cervello dei soldati americani fatti prigionieri. Da qui si arrivò a tutta una serie di esperimenti a base di LSD fatti dalla CIA e dall'esercito degli Stati Uniti. La verità viene a galla solo perché alcuni responsabili della CIA hanno dimenticato di distruggere alcune fatture di cliniche psichiatriche rilasciate a loro nome. L'opinione pubblica americana viene così a conoscenza di episodi a dir poco incredibili, come i documenti riguardanti gli UFO che, grazie a una sentenza del tribunale, possono essere finalmente pubblicati. Comprensibilmente molti diffidano della CIA quando assicura che, dalla fine degli anni 50, i servizi segreti hanno smesso di interessarsi al fenomeno UFO. In realtà sono tutti convinti che si tratti solo di un'ennesima menzogna per coprire centinaia di casi, come ad esempio quello dell'avvistamento di Redmond. Redmond, Oregon, settembre 1955. Robert Dickerson, un poliziotto, durante un turno di notte, vede in cielo una luce straordinaria. Era laggiù. Era una luce intensa che scendeva verso terra, tanto che pensai si trattasse di qualcosa che stesse precipitando, ma non riuscivo a capire cosa fosse. L'oggetto era più largo che lungo, un po' come un pallone da football, era luminoso e sembrava che delle onde di calore fuoriuscissero dal suo involucro. E poi ricordo anche che cambiava un po' di colore. Dickerson si reca subito all'aeroporto, dove quella notte è di servizio il controllore di volo Laverne Wertz.
Lo stavo osservando, credo, da un'angolatura prevalentemente laterale. Aveva l'aspetto di due dischi concavi che fossero stati congiunti, lasciando solo un piccolo interstizio tra i due. Questa è pressappoco la forma che aveva. E ricordo le luci lungo tutto il bordo perimetrale. La luce era gialla e, come ha già detto Bob, molto intensa, di un giallo carico, tendente all'arancione. E si potevano vedere queste onde, probabilmente onde di calore uscire dall'oggetto. L'oggetto viene individuato anche dalla stazione radar, che avvisa subito l'aeronautica militare. Nel giro di pochi minuti decollò una squadriglia di caccia. Erano sei in tutto. I caccia si avvicinano all'obiettivo seguendo le indicazioni fornite dalla stazione radar. Poi, finalmente, i piloti lo vedono sui propri schermi radar, installati nella carlinga. Dopo breve tempo, ci contattarono sulla frequenza militare. E io parlai con quello che doveva essere il capo della squadriglia. Almeno due piloti vedono l'UFO. Alle prime luci dell'alba, volano in direzione dell'oggetto. Due caccia tentarono di avvicinarsi all'oggetto e so che uno di loro fu costretto a fare una manovra evasiva per evitare la collisione. Ricordo anche che un altro pilota disse che un vortice, vale a dire lo spostamento d'aria provocato da qualcosa, gli aveva quasi fatto perdere il controllo dell'aereo, obbligandolo a compiere una manovra correttiva per stabilizzarlo. L'UFO sale di quota ad altissima velocità, pur rimanendo ancora per un po' visibile sugli schermi radar. Finché, superati i 15.000 metri, esce definitivamente dall'area di rilevamento dei controllori di volo. La prima versione ufficiale dell'aeronautica fu che i piloti erano stati chiamati su segnalazione di un qualcosa che poi era risultato essere solo un falso allarme dei radar. Tutto qui. Un'interpretazione inquietante sotto molti punti di vista, anche perché subito dopo si venne a sapere che le autorità aeroportuali avevano disposto l'immediato controllo della radioattività su tutta l'area dell'aeroporto. Perché mai avrebbero dovuto farlo se si fosse realmente trattato di un falso allarme? L'aeronautica militare afferma invece che Wertz e Dickerson hanno visto un pallone meteorologico. Dissero che i due avevano visto un pallone meteo. Ma credo che tutti conoscano bene i palloni meteo e il loro modo di volare. Salgono su con l'elio e scendono con il vento, ma non fanno su e giù, né si muovono lateralmente. Un superiore di Laverne Wertz, appartenente all'autorità dell'aviazione civile, decide di non crederci. Invia alcuni verbali riguardanti l'avvistamento ad un gruppo ufologico. L'aviazione militare stigmatizzò l'autorità dell'aviazione civile accusandola di aver diffuso false informazioni e aggiunse che ciò che tutti avevano visto era semplicemente il pianeta Venere. L'aviazione stava cercando di minimizzare l'accaduto, facendoci passare tutti per dei creduloni e degli incompetenti, incapaci di comprendere quello che avevamo visto. Il caso compare solo sulle prime pagine dei giornali locali. Per la stampa più accreditata, gli UFO non fanno più notizia. A Washington, tutte le agenzie per la sicurezza nazionale lavorano sistematicamente per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dal fenomeno degli UFO. Per prima cosa, decidono di cessare ufficialmente ogni indagine o ricerca governativa sull'argomento. Negli anni 60 viene poi commissionato il rapporto Condon, un rapporto sugli UFO finanziato dal governo, la cui stesura è affidata a un gruppo di scienziati. Lo scopo del rapporto era di affermare che la maggior parte degli avvistamenti erano spiegabili, arrivando a dichiarare che l'intera vicenda UFO era priva di un fondamento scientifico e quindi andava abbandonata. Per i media, anche il mondo scientifico ha classificato il fenomeno degli UFO come l'effetto di una visione mentalmente deviata della realtà. È un librone da cui si possono estrapolare molti elementi interessanti, tra cui la conferma dell'esistenza di oggetti volanti non identificati. E tuttavia nella premessa si afferma esattamente il contrario. Gli UFO, per la comunità scientifica, sono una barzelletta.
Missione compiuta. Già dagli anni 60 l'argomento UFO è sepolto e dimenticato dal grande pubblico. Resta il dubbio, tuttavia, che i servizi segreti e i vertici militari continuino ad occuparsene. Oggi gli UFO interessano ancora pochi irriducibili appassionati, come Klaus Vann, che continua a raccogliere verbali e rapporti e che, insieme ad altri appassionati come lui, ha creato in Svezia un archivio ufologico. Grazie alla serietà dimostrata nel suo lavoro, Svann si è guadagnato un'eccellente reputazione di esperto ufologo in tutta la Svezia e perfino negli ambienti militari svedesi. Una volta al mese Svann si incontra con i rappresentanti dell'Istituto Militare per la Ricerca che si occupano di UFO per uno scambio di informazioni e di documenti. Credo che Svann abbia come me una visione piuttosto scientifica del fenomeno UFO. Entrambi riteniamo, infatti, che probabilmente il 99% di tutti gli avvistamenti possa essere spiegato scientificamente. Solo una piccola parte resta un vero mistero. Probabilmente, anche per il fenomeno visibile su questo video, ripreso in Svezia e mai pubblicato, esiste una spiegazione semplice e plausibile. L'avvistamento risale al 1997 e finora tutti gli esperti che se ne sono interessati non sono riusciti a darne una spiegazione. Hesdalen, Norvegia. In questa località gli avvistamenti sono stati talmente numerosi che alcuni ricercatori privati hanno costruito una stazione di rilevamento automatico che ha già fornito delle fotografie e ha dimostrato che i fenomeni luminosi sono sempre accompagnati da un forte aumento dei campi elettromagnetici. Ufficialmente i servizi segreti e le autorità militari degli Stati Uniti hanno smesso ormai da decenni di occuparsi degli UFO. Ma negli anni 90 alcuni ufologi particolarmente ostinati ottengono la pubblicazione di uno strano rapporto sul combattimento tra un jet iraniano e un UFO nei cieli di Teheran nel 1976. Per errore viene reso noto anche l'elenco dei destinatari del rapporto. Il segretario di Stato americano Kissinger, la CIA, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e la Casa Bianca. Nel rapporto sono segnalati 3.400 avvistamenti di UFO da parte di piloti civili e militari e 120.000 testimoni oculari in varie parti del mondo. Napoleone Bonaparte, tanti anni fa, disse una frase molto significativa. I governi autoritari hanno il lusso del silenzio. Un governo democratico non ha questo lusso e quindi deve mentire, mentire e ancora mentire. Questo è quanto è accaduto negli Stati Uniti negli anni 40 e 50, quando il governo ha mentito ripetutamente sulla natura degli UFO. Quello che possiamo dire oggi, nel XXI secolo, è che il governo degli Stati Uniti, di fatto, non dice una parola sulla questione degli UFO. Negli Stati Uniti, alcuni scienziati hanno preso in custodia alcuni UFO per usarli come oggetti di ricerca. Ma nessuno spera nell'aiuto dello Stato per conoscere la verità.